Harry e Meghan sono di nuovo alle prese con un affronto alla famiglia reale. Questa volta il duca l'ha fatta grossa. Harry era attesissimo a Londra per un incontro con il padre, ma questo non è avvenuto. Il suo non è stato solo un affronto alla famiglia reale, ma anche al fratello, il principe William. E questa volta c'entra Meghan Markle. Ecco cosa è accaduto. Il principe Harry ha attirato l'attenzione dei giornali di tutto il mondo la scorsa settimana, quando è arrivato a Londra per il decennale degli Invictus Games. Si pensava che sarebbe riuscito ad incontrare il padre, o addirittura il fratello William, per un aggiornamento anche sulla salute di Kate, malata di tumore. Ma ciò non è mai avvenuto e l'affronto del principe e di Meghan Markle ha messo a dura prova ogni minimo rapporto. Harry e Meghan. L'affronto al principe William. Cosa è accaduto? Harry e Meghan sono appena ritornati a Los Angeles dopo il viaggio in Nigeria. I duchi di Sussex non sono stati insieme a Londra per gli Invictus Games, ma si sono uniti per il soggiorno. Hanno intrapreso il loro primo tour non ufficiale per una raccolta fondi organizzata dalla loro associazione Archevel. Tuttavia, il viaggio non istituzionale della coppia pare abbia colpito la famiglia reale nel profondo. Secondo l'esperto Tom Quinn, il principe William sarebbe furioso. Avrebbe interpretato il soggiorno come un affronto da parte di Harry e Meghan, che avrebbero dovuto rispettare il momento difficile che sta vivendo la corona. Con Re Carlo III alle prese con le cure per il tumore e Kate Middleton fuori dagli impegni pubblici a causa della chemioterapia preventiva contro il cancro, i due avrebbero potuto mostrare più rispetto. In base a quanto riporta il Mirror, l'esperto reale ha spiegato che le sensazioni della Royal Family per il viaggio effettuato dai duchi del Sussex sarebbero piuttosto negative. Il principe William in particolare sarebbe molto contrariato e determinato ad impedire che questo accada di nuovo. Anche il re pare sia arrabbiato per la decisione di Harry e Meghan. Quello che ha sconvolto maggiormente è stato il trattamento reale riservato ai duchi che hanno fatto visite ad associazioni e scuole. I due avrebbero dovuto non dare nell'occhio, ma così non è stato. Il loro tour in Nigeria sarebbe stato una dichiarazione di guerra alla Royal Family. William e Carlo starebbero escogitando un modo per contenere la coppia. Penso che dato il successo di Harry e Meghan in Nigeria sia facile capire perché il principe e il re siano preoccupati, rivela Quinn, che aggiunge che il viaggio dei duchi sembrava una visita ufficiale e tutto ciò ha messo in agitazione la corona.